Ok, stiamo raccogliendo le firme lì. Ecco questo losco figuro. Cosa ci fai da queste parti? Ma ero interessato a un referendum deliberativo. Milanesi, venite a firmare. Perché ho finito il quorum dalle mie parti. Allora sei rimasto senza quorum. Sono rimasto senza quorum. Cerco il quorum. Adesso vado. Andiamo. Referendum deliberativo. Cos'è che si sta facendo qui? Prendendo l'acqua. Ah, bene. Come va la raccolta? Sarà, visto la pioggia, raccolta bagnata, raccolta fortunata. Visto la pioggia sarà una raccolta abbondante. Residenti milanesi, cittadini milanesi, venite a firmare. Come sarà questa raccolta firme? Raccolta bagnata, raccolta fortunata, l'ha già detto lui, condivido. Guarda qua, questi sono gli spostati di zona 1. Grazie per ospitarci a casa vostra. Sì, va bene, vero. Quanti siete? Cosa portate? Portiamo le panzerotti. Anche tu sei di zona 1? No, io non sono neanche di Milano, però sono partecipe. Io voglio partecipare a questo cambiamento, dare il mio contributo possibilmente. Certo, se uno poi vive a Milano, anche se non è residente. No, io ho vissuto fino al 1992, però comunque io mi sento di Milano. Fino agli anni migliori. Bravo. Fino al 92, poi sono andato a vivere fuori Milano, però comunque io. Ma io sto registrando, Va bene. Se poi ti trovi in prima pagina. Ma non mi interessa. Okay. Che male c'è, scusa? Ho ucciso qualcuno? Poi dove sei andato? Come? Sono andato a vivere a Stolaro, fuori Milano. Comunque qui, insomma. No, sempre in zona, però io comunque mi sento sì di Milano, mi sento partecipe comunque alla vita di Milano, ecco perché sono in questo momento a dare un contributo come qualsiasi altro cittadino, tra virgolette, dovrebbe fare. E sono qui a dare un contributo affinché. E uno liberamente fa. Assolutamente. In base alle proprie come idee. Come chiami? Paolo. Paolo, ok, grazie Paolo. Grazie. Io proseguo nel. Assolutamente, grazie. Il cavalletto, dove me l'hai nascosto? Guarda come poi faccio. Una moltitudine, magari la maggioranza dei milanesi. Allora l'idea diventa una decisione. Oggi, di sicuro, no. Aiuto! Eccola qui, una parlamentare che sbadiglia. Ah, così andiamo avanti in Parlamento. Perché eh? Non si dorme? Perché lavoriamo troppo. Vabbè, datevi una regolata. Guardate, quest'altro invece è l'altro che dorme in Parlamento. Guardate qua. Eh sì, la privacy. E ci rendiamo conto.